che da Massimo Banzi sul sito web arduino.cc. Quindi Arduino è una piattaforma elettronica open source basata su un easy to use, questa è la parola chiave di questa tecnologia, è facile da usare, perché alla fine Arduino non inventa niente, il punto di forza di questa scheda è che è facile da usare, quindi è alla portata di tutti. Poi chiaramente ognuno di noi può partire con una scheda facile da usare, facile da programmare, e poi evolvere il progetto e magari farsi delle schede custom, sfruttando il fatto di avere tutti gli schemi hardware disponibili, che l'open source ci dà la possibilità, è vero, di condividere, di utilizzare tutto ciò che è stato fatto nei nostri scopi, però è anche utile in fase di progettazione, nel momento in cui noi abbiamo una specifica da variare, quindi sviluppiamo un bel progetto, abbiamo la possibilità di dare all'ingegnere elettronico che poi materialmente ci deve produrre il nostro hardware customizzato, con un minimo sforzo gli possiamo dare delle indicazioni di progetto, quindi a costo quasi zero possiamo andare in produzione. Ed è una piattaforma per progetti interattivi. Quindi l'interazione cosa prevede? Allora, noi in quanto esseri umani abbiamo dei sensi, abbiamo un cervello che ci consente di interpretare gli input che ci arrivano dai nostri sensi e di mettere in campo delle azioni. Metaforicamente Arduino potrebbe essere paragonato al nostro cervello, quindi è chiaramente Arduino è una piattaforma sia fisica, infatti ho portato, per chi volesse poi vederla da vicino, ne ho portato una scheda, è una piattaforma fisica ed è anche e c'è anche una parte software programmabile. Chiaramente però va interfacciata con sensori ed attuatori, perché da sola non fa molto. Allora, ok, questa è un'immagine che io uso quando faccio workshop sull'utilizzo base di Arduino, in cui presento la scheda. Allora, questo che vedete cerchiato in rosso è un microcontrollore, quindi è il vero e proprio cervello della nostra scheda. Questo in alto invece sono dei... Allora, ve la presento prima macroscopicamente, poi entro nel merito di ogni zona. Questi sono dei pin digitali, questi sono dei pin per ingressi analogici, questa è la zona, diciamo, che in qualche modo riguarda l'alimentazione della nostra board. Qui questo è un jack per l'alimentazione esterna, quindi per progetti portatili, quando vogliamo alimentare i nostri progetti con delle batterie, e questo è un una volta USB che funge sia da alimentazione per la scheda quando la utilizziamo con la PC, sia per c'è una porta di comunicazione seriale, quindi per programmare il microcontrollore. Allora, questo è un tasto di reset, questi pin invece sono i pin, cioè questi LED sono dei LED di controllo TX e RX, sono come delle barre, un passaggio a livello in pratica. TX si riferisce ai dati trasmessi, quindi in uscita dalla scheda, quindi ogni volta che un dato esce dalla scheda si accende la barra del passaggio a livello, si alza e si accende il TX. Ogni volta invece che un dato entra si accende RX, e poi c'è il LED di controllo sull'alimentazione sul fatto che la scheda sia alimentata o meno. Cosa dire più? Ok, scendo un attimo nel merito di questi che sono i pin digitali. Allora, i pin digitali possono essere configurati sia come pin di ingresso dell'informazione, sia come pin di uscita, quindi si possono sia interfacciare dei sensori, sia far uscire, cioè generare un livello di tensione che magari può generare l'accensione di un LED. Quindi sono pin versatili, vanno configurati. Mentre i pin analogici sono fatti per grandezze analogiche, quindi per sentire l'ingresso delle grandezze analogiche. E tutti voi sapete qual è la differenza tra una grandezza digitale e una grandezza analogica? Chi lo sa? Per alzata di mano? Un bel po'.
Sì, allora, la differenza principale è che mentre le grandezze digitali, come ad esempio, sono segnali impulsivi, quindi esempio 0 e 1, ma anche il prezzo di un bene è una grandezza digitale, nel senso sono valori discreti che variano impulsivamente, le grandezze analogiche invece hanno una continuità, quindi una fotoresistenza, che è un componente che misura la quantità di luce presente in un ambiente, è una grandezza analogica. Infatti il suo valore varia in modo continuo rispetto al variare della grandezza che stiamo misurando. E quindi questo tipo di sensori andrà sicuramente agganciato a questi pin. Mentre tutti gli altri sensori ed attuatori di tipo digitale andranno agganciati nella parte alta. I due pin più utilizzati invece di questa parte bassa, che sono il ground e il 5V, sono i pin che si utilizzano per alimentare il nostro circuito. Quindi la scheda funziona a 5V e si utilizzano per alimentare il circuito. Qui ho fatto una raccolta di alcuni sensori. Quella che vedete in alto, questa qui, è la fotoresistenza. I pulsanti anche sono dei dispositivi di input. Le manopole, quindi i potenziometri, sono dei dispositivi di input, i potenziometri sono dei componenti che variano la propria resistenza man mano che si gira la manopola stessa. Il microfono e anche sensori ultrasonici. Ce ne sono veramente tanti, quindi tutto ciò che rappresenta un'interfaccia con l'informazione può essere considerato un sensore. Quindi tutto ciò che fornisce un input per la nostra scheda. Quindi entrando anche nell'ordine di idea dell'internet delle cose, un input potrebbe essere quindi un dato digitale, quindi un'informazione, un tweet, un post su Facebook potrebbe generare l'azionamento di un motorino. Il motorino è per esempio un attuatore, quindi abbiamo l'informazione che viene interpretata dal nostro microcontrollore, viene elaborata secondo quello che è il nostro programma e produce un'azione. Uno degli attuatori più utilizzati è LED, che produce chiaramente quindi un'informazione visibile. Poi abbiamo il buzzer, che invece è un cicalino, emette suoni. Abbiamo i motori, che quindi producono chiaramente un'azione di movimento. I motori possono essere passo passo, come quelli che abbiamo visto utilizzare sulle stampanti 3D. Le stampanti 3D, per esempio, sono delle macchine dotate di 4 motorini. Un motorino di questa tipologia, passo passo, per ogni asse, che alla fine è un problema di controllo numerico. C'è il ruggero della... Faccio anche un piccolo tappello sulla stampa 3D. Quelle FDM che si vedono a basso costo a filamento. Come sono fatte? C'è un filamento plastico che viene trascinato all'interno di un ruggero caldo a circa 200 gradi e mentre quindi viene sciolto e tramite una ventolina subito dopo l'uscita viene solidificato e mentre questa estrusione a caldo avviene gli altri tre motorini dei tre assi X, Y e Z comandati da un Arduino Mega e dal shield che si aggancia all'Arduino Mega molto spesso vengono pilotati per eseguire quello che è il G-code. Il G-code è il linguaggio macchina che descrive le coordinate dell'oggetto, quindi si disegna al CAD una sfera, ad esempio, la si discretizza, quindi si trasforma il file in STL. Una volta che si è trasformato questo file in STL, si vedono una serie di... La sfera sembra sempre una sfera matematica perfetta, però nel passaggio dalla matematica all'elemento discreto ci sono tutta una serie di triangolini che vengono mappati sulla superficie. Quindi in pratica se andiamo ad aprire un STL con WordPad vediamo le coordinate dei vertici di ogni triangolino e le coordinate del vettore normale alla superficie. Quindi questo STL poi va in passo ad un software di slicing che fa l'intersezione con dei piani ideali dell'oggetto discretizzato e ricava per ogni traiettoria il G-code poi viene in qualche modo tradotto in istruzioni dal microcontrollore, viene tradotto per istruzioni per far muovere i motorini. Quindi sono
sostanzialmente 5 informazioni. Sono le informazioni contemporaneamente, ci sono le informazioni che fanno muovere il motore dei tre assi, l'informazione sulla quantità di filo che deve essere estruso, quindi andare una volta un altro motorino, e l'informazione sulla temperatura dell'ugello, che può essere anche variabile. Nella prototipazione con Arduino si usa la breadboard per evitare di... Allora, se vogliamo mettere in serie un LED con una resistenza, l'unico modo per farlo è saldare due componenti in qualche modo, comunque tenerli uniti. La breadboard ci consente di evitare questa, di evitare le saldature, quindi ci consente di realizzare prototipi molto velocemente, nonché di utilizzare i componenti che abbiamo utilizzato per fare l'esperimento. Come è fatta la breadboard? Quanti di voi conoscono la breadboard? Ah, ottimo, quindi sono più quelli che non la conoscono che quelli che la conoscono. Vabbè, lo dico per quelli che non la conoscono. Immaginate di avere dei fili che collegano questi pin nella parte alta e nella parte bassa, quindi quello blu e quello rosso sotto sono collegati anche nella parte alta, mentre in verticale sono collegati a 5 a 5. Quindi si deve tenere conto di come è fatta sotto la scheda quando si vogliono creare delle serie e dei paralleli, altrimenti si rischia di... Cioè, tanto per capirci, se metto una resistenza con un pin su 30 su questo pin e un altro, e un'altra gamba su quest'altro pin, sto in qualche modo mettendo la resistenza in parallelo con un filo, quindi sto sbagliando da qualche parte. Questa che vedete sulla sinistra è l'IDE di Arduino. E questa che vedete sulla destra è una board, è un Arduino 1, ce ne sono di vari tipi. Questa è quella che di solito viene usata nella didattica, ma ce ne sono, per esempio, le più, quelle che potrebbe essere la più divertente, secondo me, è l'Arduino Yun, che è dotata sia di microcontrollore che di microprocessore, di un modulo Wi-Fi per la comunicazione, quindi apre all'internet delle cose. Secondo me è una scheda da tenere bene in considerazione. Però quella che viene usata di più nella didattica è questa. Quindi perché ci sono due elementi? Perché ogni progetto 1 e 2. Perché ogni progetto con Arduino viaggia su due binari. Viaggia sul binario fisico dell'hardware e viaggia sul binario software, quindi della programmazione dello sketch. In questo caso qui, sulla sinistra, c'è scritto il programma per far accendere e spegnere un LED ad intervalli regolari di un secondo. Quindi per un secondo si accende e per un secondo si spegne. Come è fatta la struttura? Molto semplicemente, nella parte iniziale si dichiarano le variabili, si importano le... Diciamo che io intravedo come struttura, intravedo tre zone in questo sketch. Una prima zona è questa, la seconda zona è questa e una terza zona è questa. Nella prima si dichiarano le variabili, si importano le librerie. Nella funzione invece di setup, si scrivono all'interno del ciclo della funzione di setup, si scrivono quelle istruzioni che vanno eseguite una sola volta all'accensione della scheda, mentre all'interno della funzione di loop si scrivono quelle funzioni che invece una volta eseguite il setup saranno eseguite all'infinito sulla scheda. Quindi in questo caso cosa c'è scritto pmode, quando nell'IDE noi scriviamo delle istruzioni che Arduino riconosce come istruzioni native, si colorano in arancione. La struttura è sempre questa: la prima parola parte con la prima lettera in piccolo e la seconda parola ha la prima lettera in maiuscolo. Quindi se abbiamo qualche dubbio evidenziamo la parola, col tasto destro parte una guida in locale, è una guida che viene scaricata nel momento in cui installiamo l'IDE. E quindi è una guida di riferimento per se abbiamo dubbi sulla sintassi da utilizzare. Quindi il pin mode ci serve a dire se quei pin digitali sono come input o come output. In questo caso, visto che dobbiamo accendere un LED, quindi dobbiamo generare un livello di tensione alto 5 volt, per configurare fisicamente la scheda è stata applicata la legge di Ohm. Quindi abbiamo calcolato che, visto che la scheda è alimentata a 5 volt, quando generiamo un livello di tensione alto stiamo dando 5 volt sul pin numero 13. Dato che
LED, la corrente nominale che deve attraversare il LED per non danneggiarlo è all'incirca 20 mA, applicando banalmente la legge di Ohm abbiamo calcolato che va messa in serie una resistenza di circa 200-220 Ohm per generare l'adeguata luminosità e per non danneggiare il LED nel suo funzionamento. Quindi, dopo aver applicato la legge di Ohm, aver realizzato su carta il circuito fisico, passiamo a configurarlo e a programmarlo. Quindi, prima istruzione, configurazione della variabile LED, che è banalmente una costante, il numero 13, come output. Quindi ci sono due parametri, il primo è il numero di pin e il secondo è se un output o un input. Mentre nel loop, nel ciclo di istruzioni, abbiamo l'istruzione digital write, quindi che genera un livello di tensione. La sintassi è simile, quindi digital write LED, quindi in pratica stiamo dicendo su quale pin deve generare questo valore alto, 5 volt, quindi stiamo dicendo scrivi sul pin numero 13 un valore di tensione di 5 volt, aspetta 1000 millisecondi, quindi aspetta un secondo, scrivi un valore basso e aspetta un secondo. In pratica abbiamo generato un'onda quadra che per un secondo è alta, per l'altro secondo è bassa. Per un secondo è alta, per l'altro secondo è bassa. In pratica abbiamo generato l'accensione e lo spegnimento di un LED con un delay di un secondo. Questo è il nostro primo circuito. Vedete com'è? Chi è che non ha mai visto Arduino e ha capito come si programma? Quindi è facile da usare, è facile da configurare. Bisogna solo in qualche modo fare un po' la pratica con i componenti. Quindi capire come va configurato un LED, come si sceglie una resistenza, come si interfacciano i vari sensori. Però come diceva Salvatore, ci sono vari siti, compreso Arduino CC, Instructables, Academy, che contengono numerosi tutorial dove chi documenta il progetto documenta sia lo sketch, sia l'HUD, sia tutti i problemi che ha avuto nel configurare i vari sensori e i vari attuatori e le varie scinde eventuali da utilizzare. Allora, un altro punto di forza di queste schede è l'espandibilità tramite scinde, quindi la connessione alla rete, quindi connessione che può avvenire tramite Wi-Fi, tramite Bluetooth, tramite Zigbee, tramite moduli di comunicazione radio in generale. Questo progetto è un progetto che a me piace molto, si chiama Little Printer ed è una piccola stampantina connessa in rete. Quindi, non lo so, immaginate di metterla, questa è un'applicazione che è proprio venuta in mente a me, immaginate di metterla in un ufficio, il capo potrebbe mandare a distanza la to-do list ai propri dipendenti e farla stampare al momento. Questo è un progetto realizzato con hackerabile, quindi realizzato con schede open source e moduli trovati in rete. Mi sono procurato un piccolo video su questa tecnologia. Allora, thank you.
io, quindi con l'asta doppia. Eppure ci ha fatto per esempio la grado per il frigorifero, per la lista della spesa. Sì. Alla fine c'è un Arduino Uno e una stampantina termica, il case è tagliato a laser, quindi completamente c'è la portata, è un progetto che ha fatto nascere un'impresa. Vabbè, non vi riprendere la presentazione, c'era la slide di ringraziamento per l'attenzione. Ovviamente se avete delle domande sono a disposizione. Ci sono domande? Qualche curiosità, non lo so. Dalle prime file c'era qualche curiosità. Ok, se siete curiosi di vedere la schedina.